media, internet, quotidianità, è tutto un mostrare, tutto un far vedere, tutto a tutti, a portata di tutti. Spesso la privacy è solo un pretesto burocratico per chissà cosa. La raccomandazione che ci viene da questo brano indirizza in senso proprio contrario a tutto questo. Ci chiama alla discrezione, all'autonomia rispetto al pensiero e al giudizio esterno. Queste parole ci invitano a un vivere riservato in un rapporto intimo con se stessi, con Dio e con ogni persona. Ci invita a una relazione che ha un valore profondo in se stessa, per se stessa, in quanto realizzazione di un progetto di vita che non ha bisogno di premi o censure, di pubblico o di esaltanti conferme. Non vivi per essere riconosciuto, ma sai che la tua vita è la realizzazione della tua amabilità nella quotidianità, come nelle situazioni eccezionali. L'obiettivo è costruire l'amore, cogliendo ogni occasione, nella sofferenza come nella gioia, per realizzare te stesso secondo il progetto di Dio. L'amore non ha bisogno di essere esibito, perché come un seme sottoterra lavora nascosto. Gli atti d'amore non sono solo gesti, ma passi di un percorso di realizzazione totale, se sono sinceramente gratuiti e coerenti con un desiderio profondo di essere strumento tra le mani di Dio. Se chiediamo al Signore con Madre Teresa, usami senza consultarmi, che senso può avere il bisogno di esibirci? Buona giornata a tutti!